Raga, non so dove mettervi. Ok, siamo praticamente al contrario della stanza, ma sempre quella stanzetta se ne parla. Allora, sto rifacendo di nuovo, praticamente stavolta facciamo recensione di questo orologio digitale, ossia come io mi stia trovando. L'ho comprata a 20 euro spaccate su Amazon, è bellissimo, raga. In questo momento è sotto carica. Questo è uno dei tanti display di orologi che praticamente si vedono. Non so poi perché cambiano. Questo è lo sfondo classico, non mi mette tanto a fuoco. Comunque abbiamo, allora si può inserire la scheda SIM, ossia ne comprate un'altra, spendete soldi, mettete i soldi e in teoria potete anche avere la possibilità di collegarvi via internet, quindi comunque è una cosa molto carina, devo dire. Perché se voi fate, ecco, menu, vi spuntano tutte queste cosine, vedete impostazioni, queste Bluetooth. Poi ha addirittura collegato già WhatsApp e Facebook. E poi abbiamo il medio, il contapassi, la galleria, l'email, il registratore vocale a parte, molto molto bello. E anche senza la scheda SIM funziona che se praticamente voi tramite Bluetooth connettete il vostro orologio con il vostro telefono, vi può dare la possibilità che se qualcuno vi chiama potete rispondere. Ossia, io ho scoperto ora qua con questo puntino il microfono e questa è la fotocamera. Dovete parlare qua. Quindi vi spunta la chiamata, qualcuno vi chiama, magari siete al lavoro, non potete prendere il telefono, come me, magari possibilmente avete i guanti. E allora vi ritrovate l'orologio al polso, qualcuno vi chiama, prendete la chiamata, pronto? Certo, si sente tutto però. Nel senso che anche se voi vi mettete per così, comunque quello che parla si sente che parla. Quindi dovete stare attenti a che cosa dite. Però, e quindi si sente tutto, magari mettete in un posto in cui non c'è nessuno. Però ecco, vedete, anche senza scheda può prendere le chiamate, solo prendere chiamate. Voi non potete chiamare senza scheda. Però se gliela mettete potete fare di tutto e di più, come praticamente un telefono, come è uno smartwatch, quindi come quello della Apple, cioè veramente non cambia assolutamente nulla. Quindi io ve lo consiglio, molto bello, io già ce l'ho all'incirca di, non so, un paio di settimane, 20 giorni, funziona sempre, all'interno c'è una batteria che poi potete comprare quando ovviamente si scarica, ma si carica sempre con il cavetto normale che già è inserito. Ciao ciao!